E a questo punto ci colleghiamo con Caterpillar IM. Buongiorno. Live service. Sentiamo degli Fischi. strani rumori in cuffia. Non sentiamo più lei, ma va bene. Dicevamo, no, non sentiamo più il Niente. direttore. Vabbè. Eccoci, forse adesso siamo tornati. Dicevamo, Brivido. oggi giornata difficile, soprattutto per gli amici emiliani. Li abbiamo sentiti in tanti al telefono, ma soprattutto oggi abbiamo cercato di stare sui fatti. Abbiamo parlato con tre scienziati, da Luca Lombroso, che per noi è anche meteorologo, ma soprattutto abita lì vicino a Modena, con Marco Mucciarelli, un geofisico che è nelle tendopoli vicino a Mirandola, e poi con Mario Tozzi, il nostro geologo di fiducia. Ebbene, abbiamo cercato di rimanere sulle questioni e sui dati reali, a partire dalla questione due scosse, due terremoti, punto di domanda. E gli scienziati hanno detto che purtroppo c'è questa memoria cortissima e si tende a dimenticare che spesso le scosse, il terremoto in realtà sono terremoti al plurale. La cosa che spaventa è che non si può sapere quando Chiaro. finirà questa attività. La cosa importante che hanno fatto è spiegare qual è la genesi, l'origine di questa attività sismica che ha turbato moltissimo. Mario Tozzi lo spiega oggi su un editoriale, in un editoriale sulla stampa, l'ha spiegato oggi al telefono da noi, ha spiegato appunto la genesi di questi terremoti che vengono da una terra che è viva e ha ricordato per l'ennesima volta con grande forza che l'unica risposta è la prevenzione, perché questo terremoto è già stato ribattezzato il terremoto dei capannoni. E il Corriere ci ricorda i capannoni che sono aumentati tantissimo dopo gli incentivi dati nel 2001 con una norma varata da Tremonti, che stimolava le imprese a reinvestire in beni materiali, quindi capannoni. Ed è stato colpito Recenti. recenti, successivi al 2001. Per cui il dramma è stato che quello che è stata una parte integrante dello sviluppo e della capacità di tenuta di una zona di distretti che hanno retto alla crisi, ieri ha messo a nudo tutta la propria fragilità. Eh sì. Ardemagni, lei si Beh, ricorda anche, lo diceva, le scosse di Umbria e Marche. sì, Umbria e Marche ci fu una scossa nella notte e poi una nella mattina che fu, l'ha ricordato Tozzi, ancora più grave proprio perché alcune persone rimasero coinvolte proprio durante i sopralluoghi e poi ce ne fu un'altra in ottobre, quindi dopo quelle due della giornata del 26 settembre, se non ricordo male, ce ne fu un'altra in ottobre. Lo schema che ci insegnavano da piccoli, una scossa grossa e poi quelle di assestamento che adesso chiamano repliche, non è valido, ma non è mai stato valido. Cioè, è uno schema mentale che ci eravamo fatti e che però abbiamo visto smentito tutte le ultime volte. Quindi Tozzi ci ha spiegato che bisogna imparare a coesistere con questa forma di insicurezza, con una natura che fa il suo corso. E quindi questi eventi hanno scosso alcune certezze, tra cui anche quelle di una schematicità prevedibile, ma anche quella di noi che pensiamo di vivere in zone non sismiche e quindi trascuriamo una serie di cautele anche nelle costruzioni che andrebbero sempre tenute. La zona di Finale Emilia no, non si aspettava certamente questa cosa, era stata inserita da poco nelle zone a A rischio rischio sismico, sismico. quindi tutto quello che era stato costruito prima del 98-99 è insicuro. Rimane là. La cosa che mi ha colpito dell'intervento di Mario Tozzi è stato quando ci ha raccontato quello che basterebbe per mettere in sicurezza quel patrimonio artistico antico che c'è in Italia, per esempio i campanili o quelle torri antiche. E lui dice: beh, insomma, basterebbe partire da delle semplici staffe, quelle adelle, no? Che si possono mettere sulle strutture e che aiutano a reggere, o dei I tiranti. Dice: tiranti, cose a basso prezzo, a bassissimo prezzo, che però potrebbero già aiutare. Ecco, io Ma lo pensavo che sai per qual è il mettere in problema? sicurezza una direttore. Ieri ne abbiamo parlato con Marco Travaglio di questo. Qual è il problema? Il problema è che per spendere, utilmente, far sviluppo in questo modo, per mettere in sicurezza il patrimonio artistico, il patrimonio edilizio, per occuparsi dell'assetto idrogeologico, ci vorrebbe un altro tipo di collaborazione fra lo Stato che deve pianificare e il
fa sì che a un certo punto lo Stato dice fate, fate, laissez faire, e si fa come avete raccontato prima con la liberatoria di Tremonti. Il Corriere spiega bene che questi capannoni industriali che sono crollati sono fatti per sopportare una sollecitazioni verticali ma non sollecitazioni orizzontali. Esatto. E la Repubblica spiega bene che in quella terra c'era stata nel 500 una serie di terremoti di proporzioni rilevanti perché la penisola padana è stretta tra gli Appennini e le Alpi sostanzialmente, yes. E la placca adriatica. Fra l'altro quella cosa che dicevate molto interessante del terremoto e dei terremoti è anche legata, mi permetto di proporre, poi bisognerebbe avere conferma, al fatto che molti terremoti, soprattutto nel sud Italia, sono di origine vulcanica. Un terremoto di origine vulcanica ha un momento più forte, poi la terra si risistema dopo questo bollire, lo dico in termini molto volgari, che c'è nelle profondità. Quando si tratta di un'origine tettonica, cioè sono due placche che si toccano, intanto non è affatto detto che ce ne sia uno solo. Poi c'è questo fenomeno del terremoto che si sposta o dei terremoti. Voi avete visto la cartina, questo terremoto rispetto a quello della settimana scorsa è più spostato verso ovest. Questo stesso fatto è un elemento di allarme per i sismologi, perché significa che c'è un processo che non si è concluso. Eh sì, adesso su queste cose iniziano ad esserci un sapere diffuso. Io penso che dopo, vi ricorderete che il terremoto d'Abruzzo, 6 giorni prima ci fu quella riunione che poi, certo, terribile, in cui volta solo a rassicurare la popolazione. Io penso che da questo punto in poi non ci beviamo più niente di quello che... No, soprattutto non dobbiamo più avere quell'atteggiamento. Rassicurare è impossibile in termini, come dire, geologici. Non si può dire la Terra non si muoverà o che cosa farà. Si può dire però che cosa possiamo fare noi, esatto, per farci trovare preparati. Si può dire che nelle scuole bisogna fare le esercitazioni, bisogna allenarsi alle evacuazioni, bisogna magari immaginare delle strutture che possano aiutare. Io lo ripeto anche qui da lei, direttore, l'ho già detto alla radio. Al Salone del Mobile, all'ultimo Salone del Mobile a Milano, ho visto un progetto che è realizzato, già esistente, di un gruppo di designer israeliani che ha costruito il banco a prova di terremoto, il banco da scuola, quello su cui si studia, con una struttura semplicissima però in grado di reggere dei crolli enormi e ovviamente letali, fatto in modo però da proteggere i due bambini che potrebbero ripararsi sotto quel banco. Sotto il banco, certo. Ecco, cose di questo tipo dovrebbero essere la regola, dovrebbero essere quello, certo, che c'è nelle nostre scuole. Quante volte appena c'è una scossa subito il pensiero va ai bambini. Oddio, dove sono i bambini? Oddio, le scuole, hai visto cosa è successo? Ecco, allora, se partissimo da lì, se lì nelle scuole iniziassimo a creare dei centri, manca, no? Manca la carta igienica nella scuola. Figuriamoci, creare il banco. Costa, banco. Diciamola così, la sicurezza, certo, costa, no? Però quello è sicuramente uno dei luoghi. Però, direttore, non costa così tanto, questa è la cosa che fa impressione. Se pensiamo a quelli che sono i costi per riparare i danni, ci si dimentica sempre di fare questo, certo, questo calcolo. E adesso, sì, che è diventato tragicamente palese che i rischi comunque sono lì e comunque questo movimento sottoterra può continuare, bisogna cominciare a ragionare in questi termini. A proposito di costi e di economia, devo dire che io sono profondamente impressionata perché oggi è incredibile leggere sui giornali, per esempio Il Sole apre, colpita al cuore l'Emilia laboriosa, ci sono pagine e pagine che per esempio raccontano a gente che io penso che molti come me non avessero una chiara percezione, per esempio che lì in Emilia c'era, diciamo ancora c'è, il distretto biomedicale più grande d'Europa, cioè delle realtà economiche non solo fiorenti ma all'avanguardia nell'export eccetera, per cui oggi è incredibile che, perché si parla anche di questo, cioè si parla sempre, no, di economia e di crisi sui giornali, però io non ricordo da quando abbiamo cominciato le nostre rassegne stampa della mattutina che ci fosse così tanto spazio per questa realtà così fertile, così feconda. Se ne parla che... solo oggi che viene messa in ginocchio. No, è proprio commovente leggere come ognuno di questi comuni avesse una sua specificità. Mirandola, lo ricorda proprio Il Sole 24 Ore, il biomedicale
A Finale Miglia c'è la ceramica, a Medolla Cantine Macelli, a Cavezzo le aziende meccaniche e a Carpi il tessile. Per dire dell'eco che ha questo tipo di economia nel mondo, alla CNN questa mattina c'erano i sottotitoli sul terremoto e sulla Ferrari, sì, che comunque continuava a produrre, insomma, e si parlava anche di quello. Insomma, direttore, una situazione veramente difficile. Noi abbiamo molto apprezzato ieri la lunga diretta di Rai News, che per tutto il giorno ha raccontato quello che stava accadendo. Immaginiamo che i suoi inviati siano sempre in zona. Sì, no, oggi per tutto il giorno naturalmente continueremo su questo. Poi c'è da dire che abbiamo raccontato anche della festa della Repubblica. Ieri sul web c'era molte persone che chiedevano che la festa della Repubblica non fosse centrata sulla tradizionale parata. Il presidente Napolitano ha detto che sia sobria. Se siete d'accordo, vi leggerei quello che scrive oggi Gramellini nel suo Buongiorno. La parata più bella, che senso ha la parata del 2 giugno con l'Emilia a pezzi che piange i suoi morti? Il quesito, che sarebbe considerato blasfemo in Francia, che può sembrare velleitario nel momento in cui il capo dello Stato ha deciso di confermare la cerimonia dei fori imperiali, seppure improntandola alla sobrietà, però vale ugualmente la pena di porselo. Sgombriamo il campo dalle pregiudiziali ideologiche, dice Gramellini. I soldi per la parata sono già stati spesi quasi tutti. Quel poco che resta si finanzierebbe al massimo con quel poco che resta si finanzierebbe al massimo la ricostruzione di un comignolo. Ma poi aggiunge, nel 2012 ha ancora senso festeggiare la Repubblica con un rito così poco sentito dalla maggioranza dei cittadini? Penso sommessamente che quest'anno il 2 giugno si onori di più la Repubblica andando tra i terremotati che fra i carri armati. Voi che ne pensate? Beh, come dire, è una domanda che sicuramente è bene porsi, più che altro sul senso e sulla rappresentanza di quella parata rispetto a quello che è la Repubblica. Quelle parate nascevano in epoche in cui ovviamente la forza militare serviva come motivo di orgoglio, come deterrente. Quante volte abbiamo visto i missili che sfilavano sulla Piazza Rossa perché bisognava far vedere agli americani che i nostri erano più grossi, o gli americani che facevano vedere quanto erano grossi i loro missili rispetto a quelli dei sovietici. E il mondo è cambiato parecchio. Credo che oggi come dire, quel tipo di esibizione sia forse un po' sorpassata nei fatti, nel senso che le forze armate stesse hanno assunto un altro tipo di ruolo in un altro tipo di scenario internazionale, è cambiata la composizione delle stesse forze armate, non c'è più il servizio di leva obbligatorio, nemmeno il servizio civile. Insomma, l'Italia è molto cambiata. Intanto però il 2 giugno sarà dedicato alle vittime del terremoto e possiamo sperare, c'è ancora tempo anche per suggerirlo caldamente, che dopo la parata non è detto che il capo dello Stato comunque non si muova e vada anche a raggiungere alcuni dei luoghi colpiti dal sisma. No, ma noi diciamo possiamo anche immaginare che questo sobrio significhi che si riducono proprio al minimo i carri armati e si faccia qualcosa d'altro. Vediamo. E magari diamo spazio alla protezione civile. Vi posso interrompere perché parlavate dei nostri inviati, Matteo ha parlato e a Cavezzo. Matteo, mi senti? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori di News 24. Come è passata la notte? Se posso riallacciarmi. Sì, riallacciati. La notte è stata abbastanza bene, alle 5 meno un quarto c'è stata una scossa che mi ha svegliato, però per il resto tutto liscio. Che ti volevi riallacciare, prego. Al discorso che state facendo sul 2 giugno, io questa mattina ho parlato un po' con le persone qui, chiaramente diciamo forse sono un po' di parte, però tutti quelli che ho sentito erano per dire che forse oggi, quest'anno, in via del tutto eccezionale, diciamo la parata si poteva evitare, si poteva mantenere magari la festa, però diciamo la parata si poteva evitare e risparmiare qualche denaro per poterlo usare, per reinvestirlo, diciamo, per far ripartire la vita qui, anche il sistema industriale qui che è stato duramente colpito, perché una delle cose che più spaventa in questo posto è che molte persone, diciamo, guardando al futuro, guardando avanti, hanno paura che dopo questa seconda botta, di questa scossa di ieri mattina, molte aziende multinazionali che lavorano qui decidano di, cioè, invece di ricostruire dei capannoni, di spostarsi, cioè di portare via la produzione. E questa è una cosa che diciamo
È il terrore. Chiaramente. Senti, è il terrore, sì, senti Matteo, che cos'è l'edificio crollato che c'è dietro di te? Una casa, un capannone, che cos'è? Purtroppo è un condominio. È un condominio. Che si è accasciato, manca un piano, direttore. Sì, si è accasciato. Ho visto qualcosa del genere all'Aquila. Un piano che è stato completamente schiacciato da quello che c'era sopra. Naturalmente la forza del terremoto, in qualche caso possono esserci anche delle responsabilità. Per esempio all'Aquila avevo visto che su case non di cemento armato, ma questa è più recente, quindi almeno in teoria ci doveva essere del cemento armato, erano stati costruiti dei tetti molto pesanti di cemento e questi poi avevano... Però mi hanno detto, direttore, sì, se la posso interrompere, che questa casa è nuova, ma è costruita sopra un fiume. Praticamente, ora il fiume non c'è più, però è stato prosciugato, però praticamente qua passava un letto del fiume, per cui diciamo è stata un'altra delle modifiche che, diciamo, che noi umani facciamo ai luoghi in cui abitiamo. E poi forse non si può correre facilmente alle conclusioni, però insomma, però bisogna stare attenti. Volevo dirvelo. Matteo, senti, grazie. Noi abbiamo delle interviste che tu hai raccolto. Se Sorribello, Ardemagni e Tobagi sono d'accordo, le sentiremo insieme. Come no? Dormito bene? Per niente. Con i rumori delle ruspe che si sentono. Dormire è possibile. Ha sentito questa polemica sul 2 giugno? Lei che pensa? No, non ho sentito niente. È stato proposto di non fare la sfilata del 2 giugno per risparmiare i denari per mettere a posto? Penso che sia buona la proposta. Secondo voi di che cosa avete bisogno adesso? Ma qua, io per fortuna la casa è ancora in piedi, però vede da se stesso di quel che c'è bisogno qua. C'è bisogno di tutto. Ma se la sua casa è in piedi, perché ha dormito nella tendopoli? Per la paura. Le scosse sono forti. Ieri mattina, quando è venuta, non è che uno stia tanto tranquillo dentro. Comunque la tenda va bene, Non ha paura per, diciamo, le ripercussioni economiche che avrà questo terremoto? Ah, senz'altro, ne avrà. Sicuramente ne avrà. Sicuramente. Cioè? Per tutti, perché la gente, i capannoni che sono caduti, gente a casa da lavorare, e certamente l'economia sia del paese che personale di quelli che sono rimasti senza lavoro. Quanto tempo ci vorrà secondo lei perché fa ripartire l'economia, la vita? Qua a Cavezzo ci vorrà ancora un anno, come minimo. Lei ha qui la sua casa è ancora in piedi? Sì, la mia casa ha subito danni. Ma lei ha dormito a casa o dormito in tenda? No, in macchina, oggi in macchina, perché non c'era posto a campo, quindi abbiamo dormito in macchina, perché sembra che oggi arrivano, allestiscono un campo un po' più grande, ma oggi nessuno ha dormito in casa, qui a Cavezzo, assolutamente. Paura? La paura proprio, perché come casa, vabbè, a parte i danni interni, insomma. Però assolutamente, ma neanche quelli che abitano nelle villette, nelle case basse, come lei può vedere, proprio la paura. Infatti se lei va lì al campo sportivo, al passetto, è proprio una distesa unica di macchine. Senta, è stato proposto di abolire, cioè di saltare il 2 giugno quest'anno per risparmiare i soldi per la ricostruzione. Lei che ne pensa? Visto lo stato, visto la crisi e tutto il resto, penso che forse sia il caso. Allora, come vedete, la paura è dei sopravvissuti. Nel caso del terremoto la paura è assolutamente incontrollabile. Voi sapete che gli animali lo sentono prima e si mettono a scappare, poi quando accade succedono delle cose che non immagineresti mai. Ricordo di contadini in un terremoto di tanto tempo fa che avevano visto 3 volte il cielo stellato nel letto sopra la loro testa
prima di riuscire ad avere il tempo di muoversi dal letto. Tre volte il soffitto si era aperto, avevano visto il cielo, poi si era richiuso, poi si era riaperto e lo hanno raccontato, non sono fra i morti. Va bene, racconteremo ancora questa cosa. Avete la vignetta? O volete dire qualcosa, per carità? Eccomi, direttore. Formigoni non ricorda un sacco di particolari delle sue vacanze. Fonderà gli Smemores Domini. Invece che Memores Domini, gli Smemores Domini. Gli Smemores Domini. Non è male. Abbiamo letto oggi questa intervista all'arcivescovo, che è della Segreteria di Stato Vaticana, che sostiene che lo scandalo sta nel fatto che Nuzzi abbia pubblicato e che noi giornalisti, con un moto, diciamo, etico, morale, dovremmo isolare chi pubblica queste notizie, che nelle lettere non c'è niente di strano perché la gente si sfoga col Papa, ma pubblicarle e rubarle è una grave violenza fatta al Papa e ai suoi interlocutori. E invece Travaglio ha sognato che il Papa prenda accanto a sé Paolo Gabriele e gli dia la sua assoluzione, la sua benedizione, e dica che lo scandalo sono i veleni che ci sono in Vaticano e non il fatto che siano noti. Questo è il punto. Ora ci sono vari tentativi, lo dice Repubblica, di coinvolgere anche padre Georg, che è molto vicino a sua santità. E poi c'è questo scontro posto con la Segreteria di Stato. Potrei farvi vedere ancora forse una cosa su questo, poi tra l'altro oggi cambia tutto, dobbiamo parlare, immagino, con lo sport, sapete che faccio poi una breve rassegna anche per lo sport, ma volevo trovare Aldo Maria Valli. Aldo Maria Valli oggi scrive su Europa e dice che c'è qualcuno di molto speciale che aspetta Ratzinger a Milano, fra i tanti che aspettano Ratzinger a Milano, fra le tante persone che tra venerdì e domenica stringeranno la mano al Papa in occasione della sua visita a Milano per l'incontro mondiale delle famiglie, ci sarà anche un anziano malato che si muove a fatica aiutandosi con un bastone e parla con un filo di voce. Il suo nome è Carlo Maria Martini. E Valli spera in quella chiesa, capite? Ma c'è anche la chiesa che dice, non ne parliamo. Vediamo, perché qui a Milano si sta preparando tutto per l'incontro da centinaia di migliaia di persone, si vocifera di 1 milione di persone che tra sabato e domenica dovrebbero affollarsi all'aeroporto di Bresso, al campovolo di Bresso, e lì Aldo Maria Valli ci aveva anticipato, attenzione perché potrebbe arrivare un annuncio grosso. Speriamo che Carlo Maria Martini, che è una figura di riferimento non solo per molto mondo cattolico ma anche per tantissimi laici, ricordiamo che è stato lui a aprire il dialogo con i non credenti, chissà. Io l'ho sentito Valli da voi, ma Valli viene dalla chiesa di Milano e quindi spera che lì ci sia l'annuncio del Papa. E invece Don Filippo di Giacomo, così do io, spera nella chiesa di altri paesi e dice che la curia romana è tutta, insomma, compromessa da una parte e dall'altra. Sono varie teorie e bisognerà tenerne mondi conto. Che si scontrano. Bene, si scontrano. Arrivederci, direttore. No, l'ultima cosa, Benedetta, è sul Prodi, che dice che il pallone avrebbe bisogno di una pausa, che dici? Monti. Che lapsus, direttore. Solo Monti, sì. Io devo dire che per una volta il mio primo pensiero è stato, te va, per una volta il Premier ha avuto una reazione di pancia, perché questa cosa l'abbiamo sentita ieri al telefono dagli ascoltatori quando abbiamo chiesto che fare, per cui mi ha colpito nell'algido Monti un'uscita di questo genere. Siamo anche in onda su Rai Sport 1 e stavamo parlando proprio di voi, grazie Benedetta. Parliamo di questo titolo della Gazzetta dello Sport, fuori gioco. Non si può generalizzare, fermarsi vorrebbe dire perdere altri posti di lavoro. Di che cosa si parla? Della proposta di Monti, che non è una proposta, lo ha chiarito molto bene il Presidente del Consiglio, ma un suo moto di sdegno dopo che ha visto quelle scene obbrobriose, francamente, di Genova, delle magliette tolte perché un gruppo di prepotenti glielo chiedevano ai giocatori. Monti ha detto forse ci vorrebbe la sospensione del calcio 2-3 anni.